Eccoci, bentornato e bentornata in questo nuovo video dove andiamo ad analizzare i movimenti del clean and press e del clean and jerk. Da qui in poi è doveroso fare una precisazione per questo e per gli esercizi che seguiranno. Chiaramente questo non è un corso di weightlifting, non è un corso di pesistica olimpica, perciò tutti gli esercizi che andremo a vedere saranno comunque leggermente adattati e non daremo un'enfasi esagerata su quelli che sono i dettagli. Della pesistica olimpica se ne potrebbe parlare per giorni, ma questi esercizi a noi servono per una questione di triplice estensione e per le nostre classi di functional e per i nostri atleti personal. Detto questo, passiamo subito all'esecuzione del clean and press. Per quanto riguarda l'esecuzione del clean and press, la presa è identica a quella del thrusters, quindi leggermente più larga. Nella pesistica verrebbe fatta una presa iniziale di incline per poi nella fase di sollevamento sopra le clavicole cambiare la presa. Per quello che riguarda noi possiamo direttamente partire con una presa leggermente più larga. A differenza del thrusters, dove il movimento è unico, qui c'è una piccola fase di caricamento. Quindi arrivati con il bilanciere sulle clavicole, flettete leggermente le gambe e spingete verso l'alto. Una volta effettuata, completata la spinta verso l'alto, riportiamo giù il bacino e andiamo in posizione di catch, quindi blocchiamo bene il bilanciere e stabilizziamo la spalla. Analizzato il clean and press, possiamo passare alla versione più complessa del clean and jerk.